Cari amici, eccoci al secondo appuntamento con il campionato del mondo FIFA di figurine e panini, qualificazioni Figu Quiz 2020. Vedete già schierati i componenti di questa seconda puntata di qualificazione, oltre alle colonne storiche. Carletto, ciao Carletto. Ciao, ciao Massimo. Il mago Arthur, ciao mago. Ciao a tutti. Dov'è la sfera? E qua, ce l'ho appoggiata sul mobiletto. L'è magnata. Ecco. E invece come ospite, diciamo, serio e illustre abbiamo Dario Marcolin. Ciao Dario. Ciao Massimo, ciao Carletto, ciao Mago, Arthur. Dov'è la sfera? Non la vedo, eh. Allora, io direi, se siete d'accordo, di dare subito il regolamento velocemente per Dario, ma anche per tutti quanti coloro che ci ascoltano. Cinque domande con tre possibilità, bisogna indovinare quella giusta. Per prenotarsi, non avendo il pulsantone elettronico, ognuno sceglierà o un verso o una frase. Allora, Dario, tu cosa scegli? Una frase che possiamo Una dire, squadra, quello che vuoi, diciamo, insomma. una squadra, dai, Lazio, che è più veloce, Lazio. Lazio per Dario Marcolin. Carletto? Guarda, ci penso un attimo, Fiorentina. Guarda, non l'avrei mai detto, mi hai sorpreso. E il mago Arthur invece cosa sceglie? Catanzaro. Cosa? Catanzaro? Catanzaro. Catanzaro, benissimo, Facciamo una benissimo. prova pulsante? Facciamo una prova Vai. pulsante? Fiorentina. Lazio. Catanzaro. Funziona, 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 perfetto, funziona. Direi perfetto. che tecnicamente Ottimo. siamo a posto. Cinque domande, si qualificherà chi naturalmente totalizzerà il maggior numero di risposte esatte. Mago, si prepari perché a grande richiesta, lei che è mago, ho una domanda poi da farle che interessa tutta quanta la popolazione. Prego. Massimo, scusa, volevo capire da Dario se voleva fare una polemica sterile sul fatto che c'era anche un mago che partecipava a questo quiz, il fatto che sia comunque privilegiato dal suo essere mago. Dario, per te va bene o è un problema? No, no, va bene, perché già che ha detto Catanzaro, secondo me non so quanto può essere attendibile. Perfetto, perfetto, ottimo, ottimo. È un mago un po'. No, volevo dire Inter, ma siccome l'Inter perde sempre, ho detto Catanzaro. Bene, però vede, Lazio Marcolin è la scelta non solo per chiaramente motivi affettivi, ma perché è una parola veloce. Lazio. Esatto. Fiorentina già un po' lunga e Catanzaro, vabbè, comunque. Ma Dario voleva scegliere Fiorentina, ho detto no, no, la prendo io La Fiorentina. prende lui, Ti esatto. lascio la Lazio a te, insomma. Ragazzi, concentrazione, partiamo subito con la prima domanda. Allora, naturalmente le domande riguardano il periodo storico in cui Dario Marcolin ha giocato e ha giocato poi in parecchie squadre. Allora, dal 2000 al 2002 Dario Marcolin ha giocato alla Sampdoria. Quante presenze ha collezionato in campionato nelle due stagioni Dario Marcolin? Attenzione, sentite. 71, 69 o 67? Catanzaro! Fiorentina! Lazio. È arrivato prima, velocissimo il mago Arthur. Prego, Vai! mago. Dunque, se non ricordo male, 71. Complimenti, grande risposta. Come ha fatto, mago? Ha Le ho rubato. ripassate a mente tutte le presenze, ha fatto anche dei bei gol, mi Però, ricordo. non è che sei Scusate. collegato su internet, no, Mago? Ecco, bravo, bravo Dario, bravo Dario. Allora, Questa è la mia internet. allora, quando il mago, perché il mago è pericoloso, deve mettere le mani dietro quando risponde, va Però bene? sarebbe stato velocissimo, perché l'ha detto in un attimo, sarebbe stato Esatto. velocissimo a controllare. Io gli credo. No, Esatto. no, non Io ho controllato. aggiungerei una difficoltà al mago, se voi siete d'accordo. No, Catanzaro lo scusate. deve dire con l'accento calabrese, ecco, perché sennò. Scusate, Dario non mi conosce personalmente, ma sono un pirata, ma sono un signore. Non Bravo Julio, bravo assumerei mai. Julio. Bravo Julio. Assolutamente. Poi io sono il giudice, notaio, nonché presentatore e vorrei anche dire che qui ho la Bibbia, quindi insomma, ecco. Vabbè, Dario non allora. mi conosce, ma io sono disonesto. Io sono disonesto. Oh, così mi Ottimo. piace. Quindi se Seconda vado a domanda. rubare ti porto. Vai. Bravissimo, Mago in bravissimo. vantaggio per una risposta a zero. Stagione 2003-2004. Dario Marcolin era al Napoli. Chi fu il capocannoniere di quella stagione del Napoli? Floro Flores, Dionigi o Gianluca Savoldi? Lazio, Fiorentina. Mi dispiace, caro Carletto, mi dispiace. Dario, chi è stato il capocannoniere? È stato Dionigi?
Grande, risposta esatta con 8 gol. È stato Dionigi il capocannoniere di quella stagione del Napoli. Non pareggio. Grandi numeri, eh? Non grandi numeri. No, non grandi numeri, però insomma. Ho titubato perché stavo dando la risposta invece di dire Fiorentina. Stavo dicendo Dionigi, Dionigi, capito? Mi dispiace. Allora, andiamo un po' indietro. Nella stagione 93-94, Marcolin è al Cagliari. Classifica cannonieri di Serie A che è vinta da Signori con 23 reti. Chi si è classificato secondo? Baggio, Zola o Rubens Sosa? Catanzaro! Vai! Non lo so. Catanzaro, secondo me, Baggio. Baggio. Eh? Baggio. Risposta sbagliata. Fiorentina! Fiorentina! Prego. Chi erano gli altri due? Rubens Sosa e... Zola e Rubens Sosa. Mia. No, Zola, Zola. Risposta esatta. Grande! Carletto dunque pareggia. Dopo tre domande, assoluta parità. Una risposta esatta per Marcolin, una per il mago Arthur e una per Carletto. Ultime due domande, attenzione. Stagione 99-2000. La Lazio vince lo scudetto. Chi giocò più partite in campionato di quella Lazio? Veron, Nesta o Marcheggiani? Lazio. Prego. Marcolin si è prenotato. Veron. Complimenti, 31 presenze. 31 presenze. Hai detto Marcheggiani. Chi era il vice di Marcheggiani? No, Marcheggiani, il girone di ritorno è stato sostituito da Ballotta almeno per 7-8 partite. Esattamente. Ma perché si fece male? Sì, aveva un problema fisico. Ah, vedi, vedi. Al secondo posto c'erano appunto Nesta con 28 e Marcheggiani credo 27 o 28, però insomma questo... Nesta si rompeva sempre, quindi ho detto no. Attenzione, Nesta... ultima domanda con Marcolini in testa, due risposte esatte, una per il mago e una per Carletto. Ultima domanda, stagione, questa è una domanda che esula da... Allora, stagione 80-81, tornano gli stranieri in Serie A. Dove giocavano questi giocatori? Attenzione perché non sono tutti stranieri. Mi dovete dire quindi in quale squadra militavano questi tre calciatori. Van de Corput, Neumann e Alessandro Scanziani. Fiorentina! No, questa mi dispiace. Allora, mago Arthur, prego, Van de Corput dove giocava? Torino. Giusto. Neumann, dove giocava? Dove giocava? Udinese. Bravo, attenzione, dove giocava Alessandro Scanziani? Questa è tosta. Sono due le possibilità. Direi che giocava nell'Inter. Sbagliato, caro Marco. Sbagliato. Lazio. Lazio, vediamo. Giocava nell'Ascoli. Bravo Dario Marcolin, spettacolare, applausi. Applausi sì, per Dario questa Marcolin. Era tosta, Questa era tosta, Massimo. Questa era tosta perché Scanziani ha cambiato più squadre proprio in quegli anni, quindi complimenti a Marcolin, vi ha stracciato 3-1. Braccia. Mago, lo dico per te, lo dico per te più che altro. Io ho visto, ma te sei mago. Vabbè. Dario veramente preparatissimo. Allora Dario, approfittiamo della tua presenza perché dopo che ti sei qualificato, quindi diciamo che sei veramente... Hai diritto a rispondere a delle domande più particolari. Esatto, no. Allora, se guadagnato questo... ci regali uno dei 2 miliardi di aneddoti che avrai, perché tu ne hai giocate tante di partite, hai avuto tante squadre in cui hai militato, insomma, raccontaci un aneddoto, dai. Allora, te ne vorrei raccontare due, nel senso che uno serio e uno meno serio. Dai. Allora, quello serio, l'aneddoto è che la gente non conosce lo spogliatoio, è successo quando, sai benissimo che adesso le maglie sono molto slim, molto asciutte, non puoi ingrassare neanche un centimetro. E la Puma, che allora era lo sponsor della Lazio, aveva fatto le maglie nuove, quelle nere, no? Era l'anno dello scudetto. A un certo punto facciamo riscaldamento, rientriamo negli spogliatoi, c'erano le maglie nuove, mancano 10 minuti all'inizio della partita e Maurizio Manzini, che era il team manager, distribuisce le maglie. Arriva questa maglia strettissima, proprio la dovevi allungare, allargare, e Alen Boksic, che era titolare contro il Perugia, ha preso questa maglia, l'ha guardata, era stretta, ha provato a metterla, gli strozzava il corpo così, allora l'ha tolta
e l'ha lanciata verso Maurizio Manzini, gli ha detto: Maurizio, ma io con questa maglia non posso giocare, giocaci tu. Eriksson, che ha visto la scena, che Eriksson era un buono, ma poi fondamentalmente era uno che si faceva rispettare, allora gli ha detto: non ti va bene la maglia? Ok, Fabrizio Ravanelli, vieni qua che giochi tu. E Alen lo guarda, guarda l'allenatore, gli dice: mister, ma no, ma io intendevo che... No, no, basta, adesso gioca Fabrizio. Cioè, per dire, no, cose che succedono nello spogliatoio. L'altra, quella un po' più goliardica, era Paul Gascoigne. Cioè, Paul Gascoigne... Allora, quando andavamo a fare le trasferte col Pullman, andavamo a fare le trasferte, andavamo tipo... Giocavamo con la Fiorentina, da Roma partivi e andavi a Firenze, no? A un certo punto trovi le gallerie incise a Valdarno, così. Allora eravamo tutti con la tuta, così... Cominciava di sera la prima galleria, come usciva dalla galleria, da chi era in tuta così, usciva dalla galleria, era nudo. Trovavi nudo, dicevi, cosa è successo? Grazie, a un certo punto si rivestiva, e poi, perché poi ti racconto l'aneddoto finale, poi a un certo punto tutti ridevano, no? Galleria successiva lo aspettavano, entrava vestito, usciva dalla galleria nudo. Allora anche davanti, il pullman davanti, c'era anche Dino Zoff. A un certo punto Dino Zoff si gira, perché era all'inizio del pullman, lo guarda e gli dice: Paul, sei un cretino. Comunque, se posso dire una cosa, sì, la mia carriera di calciatore è finita proprio quando hanno fatto le magliette strette, perché a quel punto io non ho potuto giocare, purtroppo. E abbiamo quindi anche questa verità di ulteriore del mago Arthur. Mago, allora, la domanda è questa. Lei è mago, fa i pronostici. Allora, tutti mi chiedono di chiedergli, allora, quando riprenderà il campionato italiano di calcio? Il 6 giugno ci sarà. Quando? La prima... 6 giugno. Ah, il 6 giugno. Scrivendo, io scrivendo. 6 giugno la prima partita, forse riprenderà la Coppa Italia. Bene, allora io credo che abbiamo così esaudito la richiesta. Posso fare una domanda a Dario? Prego. Io vorrei sapere, a parte i ricordi che lui ha del periodo fiorentino, e com'era, diciamo, in quel periodo lì, perché voi siete arrivati in un momento particolare, era finita l'era Prandelli. Era la fine di un ciclo, sì. Esatto. Come l'avete vissuta quella situazione lì? Cioè, anche tu, come l'hai vissuta? Com'era la Fiorentina a quel tempo? La Fiorentina, allora, era sempre una squadra forte, però come hai detto tu, era la fine di un ciclo. Cioè, i giocatori erano molto affiatati da loro. C'era un grande gruppo, perché Montolivo, Mutu, Frey, tutta gente che comunque era molto legata, c'era Gilardino, molto legata tra di loro. Il problema è che tutti andavano oltre i 30, cioè andavano tutti come età oltre una fase, cioè avevano fatto i 5 anni di Prandelli dove avevano comunque tirato come campionato, come qualità, e fisicamente noi avevamo un problema, perché eravamo una squadra un po' compassata, nonostante tu provavi a giocare un calcio che noi giocavamo 4-2-3-1 con Sinisa quell'anno lì, però era, e ci rendavamo conto che poi fisicamente non riuscivi ad arrivare alla fine, perché erano tutti giocatori un po'... oltre la soglia dei 30, quindi c'era bisogno di ripartire con un ciclo nuovo, però certo. È comunque stata una grande esperienza, perché la Fiorentina è una grande squadra, lo respiri quando sei a Firenze, no? Poi nella città cammini nella storia, la gente è un po' come Napoli, no? Nel senso che comunque è molto attaccata alla squadra, è una città pro squadra, no? Che spinge molto la squadra. Bella esperienza, e comunque sarebbe bello farsi raccontare da Dario. Su per giù, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sa 10 squadre da giocatore hai fatto, una decina. Sì, più o meno. Anche un'esperienza in Inghilterra con il Blackburn. Come ci vedevamo io e te a Londra, a mangiare grande. Insieme. Grande. Allora, io ringrazio Dario Mario Piccolini, ma soprattutto gli faccio i complimenti e lo ritroveremo, perché essendosi qualificato per i campionati del mondo. Sono primo. Sei primo. Alberto Di Chiara nella prima puntata, oggi Dario Marcolin. Ragazzi, preparatevi perché vanno stracciato, ve lo dico. Mamma comunque, mia, che figuraccia. Grazie ancora a Dario Marcolin. Grazie a voi. Grazie al Mago, grazie a Carletto, grazie a voi. Appuntamento grazie. La prossima settimana per la terza gara di qualificazione ai campionati del mondo di figurine Panini FIFA, finché non se ne accorge, Figu Quiz 2020. Ciao! Ciao a tutti, grazie! Oh.